Termina con una sconfitta di misura l'avventura delle Ravenna nel trofeo tricolore di Serie D. Non è senza combattere, in casa dell'Athletic Carpi, i giallorossi hanno dato filo da torcere ai quotati padroni di casa che avanzano ai sedicesimi della Coppa Italia. Mister D'Ossena rispetta l'ampio turnover preannunciato alla vigilia. Dalla gara contro l'Aglianese conferma solo Arune Prati, spostato come mezzala, mentre gli emiliani schierano i pezzi da 90 con la formazione quasi al completo con due ex, Boccaccini e Raffini negli 11 titolari. Al 12° scaldano i motori leoni. Su schema da calcio di punizione, Prati non trova la giusta coordinazione per fare male ai biancorossi. La gara vive sull'equilibrio e l'unica azione degna di nota è proprio dell'ex Raffini al 38°. L'incornata dell'attaccante è raccolta con tranquillità dal portiere Salvatori. Il centravanti di casa sfonda però di inizio ripresa, infatti il suo destro si infila per il vantaggio dell'Athletic. I bizantini sono scossi e rischiano di capitolare. Carrasco non sfrutta dove un contropiede invitante e spreca una ghiotta occasione. Passato lo spavento, i romagnoli rialzano la testa e si guadagnano un calcio di rigore. Macri viene steso in area e Palmieri di Conegliano indica il dischetto. Dagli 11 metri non fallisce Ambrosini, che riporta così il risultato in parità. Il braccio di ferro finale è però chiuso in proprio favore dal Carpi. Al minuto 82, su errore difensivo degli ospiti, Carrasco è lucido a concretizzare il nuovo sorpasso che costa l'eliminazione del Ravenna alla Coppa Italia di Serie D.